Buonasera, come state? Si vede e si sente bene? Allora, come state? Allora, nel mentre che aspetto le vostre conferme sulla qualità audiovisiva. Allora, come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi parliamo di mh, erbologia, facciamo una lezione di erbologia sulla falsa riga della, della lezione di pozioni della scorsa live. Poi parliamo di mh, Due scoperte eh, archeologiche recenti e poi parliamo di serie TV. È abbastanza tranquilla, dai, è fattibile, credo, no. Allora. Si vede e si sente bene? Vediamo un po', eh. Dai, dai. Allora. Dai, su! Conferme per cortesia, conferme. Vediamo un po'. Ancora niente? Eh? Sì, bene. Ok, dai, meno male. Va benissimo, allora, quindi io a questo punto comincerei subito. e Per la lezione di erbologia, come eh, solito, eh, mi sono permesso di eh, farmi un um, di prendere nota su, di prendere nota e mi perdonerete. Spero se leggerò, perché, insomma, eh, è un po' complesso, dai. Allora, l'erboristeria è alla base della medicina moderna. Questo perché ci ha aiutato a usare le piante per la cura delle malattie per migliaia di anni. Questa disciplina continua ad essere praticata per migliorare la salute e scoprire pro proprietà, le proprietà medicinali delle piante. L Erbologia è una delle materie fondamentali per gli studenti di Hogwarts. Durante queste lezioni gli allievi imparano a curare le piante e a esplorarne le, le proprietà magiche e i loro usi. Nel mondo dei maghi ci sono un'infinità un di piante ricche di poteri magici che sono gli ingredienti di molte pozioni. Mandragola, tubero e algabranchia sono, sono solo alcune, alcune piante che costituiscono una parte essenziale dell'istruzione di tutti i giovani maghi e streghe. Per quel che riguarda l'utilizzo di piante come medicinali, possiamo fare degli esempi. La, di la digossina viene usata per curare malattie cardiache e si ricava in origine dalla, di dalla digitale. La morfina e la codeina, che sono analge analge analgesici, derivano dal papavero dell'oppio. Il, chi il chinino si usa ancora per curare la malaria. <coughs> L'ingrediente principale dell'asperina è la salicina che si trova nella corteccia del salice. Un punto interessante riguarda le piante che si, che si muovono. <coughs> Scusate, ma di solito lo fanno così lentamente che non ce ne accorgiamo. Esistono anche delle piante in grado di muoversi molto velocemente. Tra queste abbiamo la Dionea o Venere, o Venere a chiappa mosche che è in grado di catturare gli insetti per mezzo delle sue foglie in grado di chiudersi al libro. La pianta ripiega velocemente le foglie che si afflosciano quando, tocchia quando le tocchiamo o ci soffiamo sopra. In erbologia un ingrediente molto importante è la radice di mandragola. Le mandragole esistono davvero e le loro radici hanno effettivamente una forma simile a quella umana. Questo ha fatto sì che in molte culture si attribuissero poteri speciali a questa pianta. Secondo gli erbari medievali, le mandragole, o mandragora, avevano enormi potenzialità medicinali. Si credeva che potessero curare mal di testa, mal d'orecchi e pazzia. Tuttavia si diceva che le radici piangessero quando venivano estratte e che chiunque sentisse quel pianto perdesse la ragione. Si credeva che il modo migliore per raccoglierle senza rischi fosse scavare la radice con un bastone di avorio, legare un'estremità di una corda la pianta e l'altra a un cane. Il cane poi veniva incoraggiato a correre de, dal suono di un corno che avrebbe coperto il pianto o dalla promessa di un pezzo di carne. Il cane correndo avrebbe sradicato la pianta. In realtà le mandragole non piangono ma sono comunque pericolose. Le foglie sono velenose e, po velenose e possono provocare allucinazioni. Una curiosità interessante, non ci sono molte piante che emettono suoni, ma ce ne sono alcune che sembrano capaci di sentire. Uno studio recente ha dimostrato che al suono registrato di bruchi che masticano, vari tipi di piante producono sostanze chimiche sgradevoli per i bruchi, proteggendosi in questo modo dagli insetti. Eh, esistono molte illustrazioni di mandragole bebè e mandragole adulte. In queste illustrazioni vediamo le radici delle mandragole formare un corpo umano, con le foglie sulla testa come fossero capelli. La mandragola, la mandragola matura ha anche delle bacche fra le foglie che, che indicano che è in grado di riprodursi. Un'attività interessante per ottenere dei fiori cangianti è la seguente. Occorrono dei fiori bianchi, dei garofani andranno, molto, andranno bene, e un po' di colorante alimentare del colore che preferite. Riempire, riempite un bicchiere d'acqua a metà e aggiungete colorante fino a ottenere un colore intenso. Tagliate qualche centimetro dello stelo dei fiori. Mettete i fiori nell'acqua colorata e osservate come cambiano colore. Più a lungo li, la, li lascerete nell'acqua, più intenso sarà il nuovo colore dei petali. Per ottenere un fiore bicolore, è necessario tagliare a metà lo stelo del fiore per tutta la lunghezza con l'accortezza di non tagliare il fiore, ovviamente. Mettete le due metà dello stelo in, un, in due bicchieri d'acqua di colori diversi e osservate come il vostro fiore diventa bicolore. bicolore. Dis, Discoride Pedanio, morto nel 90 d.C., è stato un botanico e farmacista greco. Elizabeth. Scusate. Eh, Dioscoride è stato uno dei, dei primi autori a distinguere tra maschi e femmine di mandragola. Queste categorie si basano sul fatto che esistono più specie auto autoctone di mandragola nell'area mediterranea. Un volume molto importante per gli studiosi di questa materia è l'Erbario. Questo tomo descrive l'aspetto, le, le proprietà e i modi in cui è possibile usare le piante per la preparazione di unguenti e medicinali. Molte delle erbe e delle pozioni fantastiche citate nei libri di Harry Potter sono legate alle ricerche di persone che hanno dedicato la vita allo studio delle infinite varietà di piante che, che riempiono il nostro mondo. Il volume più famoso di questa materia è l'erbario di Calperer, scritto da Nicholas Calperer, nato nel 1616 e deceduto nel 1654, fu pubblicato per la prima volta nel 1652 col titolo The English Physican. Eh, ovvero il medico inglese. Da quel momento sono state pubblicate più di 100 edizioni ed è stato il primo libro di medicina pubblicato nel Nord America. Calperer voleva che il libro fosse accessibile a tutti, perciò lo scrisse in inglese invece che in latino, come era tradizione. Il suo erbario forniva un elenco dettagliato delle erbe locali associate a malattie specifiche, indicava il momento giusto per raccoglierle e la cura più efficace. J.K. Rowling ha consultato l'erbario di Carpenter durante le ricerche per la serie di Harry Potter. Un altro erba erbario famoso e molto importante per lo studio di questa materia è intitolato A Curious Herbal, ovvero un, curioso erbario, un erbario curioso, che fu illustrato, inciso e colorato a mano da Elizabeth Blackwell, che è nata nel 1707 e, e è deceduta nel 1758. L'obiettivo di quest'opera è era quello di raccogliere fondi per far rilasciare suo marito Alexander dalla prigione per debiti nella quale era rinchiuso. Nota storica, per chi non riusciva a saldare i debiti in denaro accumulati nel corso del tempo, esistevano queste strutture eh, carcerarie dove venivano rinchiusi per un determinato periodo di tempo affinché potessero saldare il suddetto debito. Il libro fu pubblicato tra il 1737 e il 1839 e conteneva 500 immagini. Elizabeth disegnava le immagini al um, chelsea Physic Garden di Londra e le portava ad Alexander in, ad Alexander in carcere perché identificasse le piante. Grazie alle, eh, raccolse, eh, grazie alle vendite del libro, Elizabeth raccolse il denaro sufficiente per far rilasciare il marito. Tuttavia, Alexander alla fine eh, partì per la Svezia, dove fu condannato a morte per tradimento dopo aver preso parte a una cospirazione politica. Elizabeth morì da sola a Londra nel 1758. Curiosità legata agli, er legata agli erbari: in tutte le culture del mondo si producono erbari da migliaia di anni. <coughs> sono libri molto importanti perché per secoli sono stati l'unica fonte di informazioni. E, e oltre a descrivere impieghi, medie, impieghi medicinali delle piante contenevano spesso informazioni magiche e, si credeva che i problemi relativi a una certa parte eh, del corpo si curassero con delle piante simili, alla forma a quella, a, simili eh, nella forma a quella parte del corpo quindi le malattie polmonari si potevano curare con la pulmonaria con la pulmonaria ovvero una pianta con foglie chiazzate della stessa forma dei polmoni. Eh, un, eh, un ingrediente fondamentale nel corso del tempo, è, è la che è risultato ovviamente importantissimo nel corso del tempo, è la serpentaria. Durante il Medioevo gli studenti di arboristeria spesso prendevano appunti dettagliati in cui descrivevano e illustravano le, propr le proprietà delle piante. Esiste un erbario meravigliosamente illustrato. Fu realizzato in Lombardia intorno al 1440, molto probabilmente, per un ricco committente. Contiene disegni dal vero di varie piante, corredati da brevi note espl esplicative. Ci sono immagini della Serpentaria insieme ad alcuni suoi altri nomi latini, per esempio Drago Dragontea e, Vipe e Viperina. E Viperina. Si credeva che questa pianta potesse curare i morsi di serpente. Curiosità: il termine serpentaria oggi indica diverse piante con proprietà medicinali, per esempio la piantagine, che si ritiene comunemente capace di accelerare il processo di guarigione se applicata a una ferita. C'è stata un'epoca in cui si credeva che uno dei rimedi più efficaci per il morso di serpente fosse la pianta di centaura in fiore. Secondo un manoscritto del XII secolo, le due piante note come centa Centaurea Maior e Centaurea Minor, cioè, ovvero Centaura Maggiore e Centaurea Minore, si chiamavano così in onore del centauro greco Chirone. Nella mitologia greca, Chirone era il più grande dei centauri, noto come medico, astrologo e oracolo. <coughs> Tra i suoi allievi c'era Asclepio, es Esculapio in latino. Eh, dio della medicina e della guarigione, che da bambino era stato salvato e portato da Chirone affinché lo allevasse. Strettamente legati all'erbologia sono gli gnomi. Queste creature sono allegre, panciute e spesso hanno guance tonde e rosa, e vengono utilizzate come decorazioni nei giardini. Nel mondo magico, però, queste sono qualcosa di molto diverso. Gli gnomi, conosciuti anche come Gernumbli. Eh, gardensi eh, nome scientifico sono alti eh, che questo è il loro nome scientifico sono alti all'incirca 30 cm scavano tane nei giardini eh, sradicano piante e creano mucchi di terra davvero poco carini un tempo si credeva che gli gnomi rappresentassero la terra uno dei quattro elementi considerati forze della natura gli altri, eh, gli altri elementi ovviamente erano fuoco, acqua e aria gli gnomi tendono ad evitare i contatti con gli umani e spesso erano a guardia di tesori sotterranei. In conclusione, un aspetto importante riguarda gli attrezzi magici dal giardino. Il giardino magico non è completo senza gli attrezzi giusti per curarlo. Questi attrezzi, fatti di ossa e corna, erano usati specificamente per seminare e raccogliere le piante e sono stati utilizzati per migliaia di anni. Molte piante vengono raccolte non solo per le loro proprietà medicinali, ma per i loro presunti poteri soprannaturali. Alcuni credono che, che i rituali eseguiti nella, racco nella raccolta siano estremamente importanti. Per chi usava questi attrezzi era essenziale che fossero costituiti interamente di risorse naturali, così da, <coughs> così da non inquinare le piante raccolte. Anche i materiali avevano un valore simbolico. Si credeva che attrezzi fatti da palchi di corna che crescevano sulle teste degli animali legassero la terra al, mo al mondo più elevato dello spirito. Eh, poiché le corna cadono e ricrescono ogni anno, simboleggiano la magia della rigenerazione e del rinnovamento. Bene, eh, la lezione di oggi termina qui. Eh, che ne pensate? Ecco, personalmente posso dirvi che, eh, così come per eh, l'astronomia, dico, per eh, eh, l'alchimia, anche l'erbologia er è in realtà una materia che mi interessa particolarmente e che mi affascina. E più che altro proprio perché, ecco, eh, è radicata eh, da tantissimo tempo e ancora oggi, comunque, eh, vediamo tantissimi negozi che parlano, cioè comunque che portano il nome di erboristeria Er erbario e via discorrendo. E insomma, quindi mh, spero possa aver interessato anche voi. E vi preannuncio intanto che nella prossima lezione che faremo eh, parleremo di incantesimi. <coughs> quindi che ne pensate? Aspettiamo sempre un momento. Nel eh. mentre ecco. Intanto vi dico che il prossimo argomento del quale parliamo è una scoperta archeologica in Sicilia. Allora, mi piacciono moltissimo queste live perché c'è uno studio approfondito di dietro a ogni tema. Ho scoperto cose no che non conoscevo, molto carino, grazie. Con molto piacere, con davvero, mi fa veramente piacere. Bene, allora faccio un'errata corrige, a dire la verità, perché non è che parliamo di una scoperta, bensì eh, di lavori che si stanno facendo in un sito archeologico in uh, Sicilia. Se non avete eh, particolari curiosità ulteriori su questo tema dell'erbologia, eh, vi propongo di andare avanti con, con uh, le scoperte. Mm? Allora vediamo un po'. C'è sempre un pochino di ritardo nella chat purtroppo, eh. <ride> Comunque. E, va bene, dai. Sì, <ride> facci in cuore, ok. Allora, non vedo, eh, non vedo commenti legati al, all'erbologia. Quindi eh, andiamo avanti con Eraclea Minoa. Allora. Anche in questo caso, comunque, ogni tanto leggerò perché comunque in questo mh, ho fatto uno studio su, mh, que, su, sui lavori che si stanno facendo a questo cantiere. Ma è, sì, questo cantiere dico, chiedo scusa a questo sito archeologico. Non mi menate per cortesia. E quindi, ecco, avendo fatto. Approfondito particolarmente questa tematica. Perché, comunque, la, il sud Italia è una terra che adoro, quindi ci tengo a fare un riepilogo il più dettagliato possibile. E quindi, per questo motivo, eh, abbasserò spesso lo sguardo per leggere per evitare di dimenticarmi <coughs> eh, dettagli magari importanti. Quindi, eh, parliamo di Eraclea Minoa. Eh, parliamo, nel, nel caso specifico, in realtà, di una riapertura molto molto importante. Questo perché l'area archeologica e il teatro di Eraclea Minoa, in provincia di Agrigento, torneranno presto a nuovo splendore. E infatti è stato messo a punto un piano per la sua completa riqualificazione. Scusate, attualmente non è visitabile da circa 30 anni e si sta lavorando per rimettere il tutto a nuovo. <coughs> Eraclea Minoa eh, fa parte dei 40 siti eh, gestiti dal Parco Archeologico della Valle dei Templi. Ente che ha deciso di investire una somma pari a 300.000 euro per iniziare i lavori. Questo in attesa del lancio di un bando internazionale che poi eh, andrà come costo a coprire tutta la, mh, eh, tutta la riqualificazione dell'intero sito. Eh? <ride> Quindi diciamo eh, nei pressi dell'area archeologica, oltre, oltre altre, al teatro sul quale si sta lavorando per la rimozione di una copertura, è presente anche un complesso, di case, eh, un complesso di case adornato da affreschi e mosaici, nonché, de, nonché delle mura che sono considerate tra le più interessanti della Sicilia occidentale. Eh, stiamo parlando dell'antica eh, Eraclea, dell Eraclea, città famosa tra le altre cose per essere stata citata da Erodoto e da Cicerone. La fondazione della città risale al VI secolo a.C., e fu fondata dai coloni greci per passare successivamente in mano a Roma e fu progressivamente abbandonata prima del I secolo d.C. Eh, L'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto eh, Samanà ha dichiarato quanto segue: la nostra Sicilia ha un, una prepotente bellezza accresciuta anche da importanti aree archeologiche ma queste purtroppo non, so non sempre sono state tenute in condizioni dignitose e talvolta luoghi unici al mondo sono stati poco valorizzati. Uno di questi era Clea Minoa che dopo decenni, dopo decenni è pronta per rinascere a nuova vita grazie a questi primi interventi che saranno in grado di migliorare la fruizione. Di migliorarne la fruizione. Da assessore, ma ancora prima da siciliano innamorato della nostra terra, sono orgoglioso che la cultura che deve essere per la Sicilia il biglietto da visita. Riparta anche da luoghi che, era, che devono tornare ad avere la centralità che meritano. Il parco è già, <coughs> è già intervenuto per sostituire alcuni pannelli della copertura mettendola in sicurezza ed è attualmente in collaborazione con Cop Culture concessione di servizi aggiuntivi per, de per determinate tipologie. Scusate, di lavori quali eh, realizzazione dei. Mh, dei nuovi bagni, il rifacimento delle biglietterie e il desk di accesso che verranno forniti da Bookshop e di una caffetteria con aria ristoro. I costi complessivi, fin qui dicono 8.763 per i pannelli di copertura e di, <coughs> e di un impegno di 170.000 euro per gli, eh, per gli interventi che abbiamo appena citato. Il parco ha coinvolto diversi, diversi archeologi per il riallestimento della zona antiquarium, nel quale verranno inseriti ulteriori reperti che ehm, amplieranno il percorso di, visite, eh, di visita. Eh, vista la vicinanza al mare, nel progetto è compreso un percorso che porterà ad un bel vedere sul Mediterraneo e, considerando gli scavi clandestini della quale Eraclea Minoa è vittima, purtroppo. Si stanno, si, sta si stanno investendo 35.000 euro per i mh, sistemi di videosorveglianza che copriranno l'intera area dello scavo compreso poi successivamente tutto il sito eh, e tutto il percorso di visite ovviamente <coughs> eh, il direttore generale di cop culture letizia caruccio è intervenuta sul tema commentando come segue cop culture ha sempre costruito eh, le sue attività in stretto rapporto con il territorio Crediamo nel coinvolgimento, nella didattica, ma anche in servizi efficienti e in un luogo di lavoro attrezzato per noi, per noi e per chi è in visita. Eh, in, in questi tempi in cui eh, i siti sono drammaticamente chiusi, investire su un luogo millenario ci sembra il modo più bello per rispondere a chi non pensa che la cultura sia necessaria per vivere. Nel mentre si sta procedendo... <coughs> Per effettuare rilievi fotogrammetri, fotogrammetrici analisi e consistenza del terreno ehm, consistenza del terreno, ovvero allo studio di fattibilità progettuale del rilievo, l'orto lo, fotopiano e il 3D del teatro greco per un costo complessivo di 44.430 euro. Poi si è effettuata un'analisi chimico-fisica eh, ed uno studio eh, del microclima sul materiale lapideo del teatro per un costo di 20.000 euro. Eh, 20 euro. Questi progetti sarebbero dovuti partire a maggio, ma la pandemia purtroppo ha rallentato i tempi, e a breve comunque eh, si ripartirà in ogni caso. Eh. Allora, ho visto un commento, meno male. È assurdo vedere siti abbandonati, situazioni di stallo che durano decenni, siti scoperti e poi lasciati a rovinarsi. Insomma, siamo in un paese pieno un zeppo di meraviglie storiche e, che sia, e, che, e ar storiche archeologiche. Bisogna tutelarle e valorizzarle in modo che siano fruibili al meglio e che il tempo non, non, non le degradi. Abbiamo troppo. Eh, e forse non ci rendiamo conto di, eh, di quanto ogni cosa sia preziosa. Questa notizia mi consola. Sì, eh, devo dire, eh, divago un attimo dal tema principale per dire che sono, vera sono in completo accordo con questo commento. E devo dire, io sono stato in Francia qualche tempo fa e per due colonne del cavolo, diciamo così. Eh, per due colonne romane che stavano là ti fanno pagare il biglietto, ti fanno pagare che mi sembra 7, 8, 10 euro, non ricordo. Quindi ecco, per due colonne, insomma, è un pozzo. Cioè noi che comunque ci basta davvero alzare la testa per vedere quello che vogliamo, perché Roma è, è non solo Roma, ma tutta l'Italia è praticamente un museo a cielo aperto. Io non mi capacito neanche io purtroppo di come sia possibile non valorizzare un tesoro così importante che ci invidiano da tutto il mondo, insomma, no. Comunque, che poi potrebbe portare in realtà compensi molto molto importanti se, fossero, se fosse gestita bene, no? In Gallia, esatto. I Galli, barbari. Che se non ci fosse stata Roma, sare sarebbero ancora a fare i sacrifici umani. Quindi, <coughs> dicevamo scusate, no, 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 non ho detto niente, non ditelo a Twitch. Ehm... <ride> Scherzo, Beh, cerco di tornare serio, dai. E quindi dicevamo eh, 20.000 euro sì. questi progetti sarebbero vabbè, questo non l'abbiamo detto sarebbero dovuti partire a maggio <ride> una lunga dichiarazione su questo progetto è stata rilasciata dal dottor Roberto Sciarrada, direttore del parco archeologico della valle dei templi che ha affermato quanto segue Um, il teatro greco di Eraclea Minoa è in un pessimo stato di conservazione, ma è soltanto il più evidente tra i problemi che affliggono l'intera area archeologica. Oggetto di, restauri... Aspettate. Arche... Sì. Oggetto di restauri che, nonostante le migliori intenzioni e le più audaci intenzioni progettuali, non hanno fatto altro che ledere la già delicata conservazione del sito. Purtroppo, in assenza di un progetto complessivo di musealizzazione e protezione, il teatro è rimasto sotto l'ombrello della copertura di cantiere, che doveva essere un, in un intervento tampone per avviare i lavori e invece è ancora lì dopo 30 anni. Oggi non è più possibile aspettare. È necessario compilare uno storico degli interventi già effettuati e da qui partire per lo studio dello stato dell'area, molto degradata. Soltanto dopo si potrà parlare di valorizzazione e di un nuovo sistema di copertura definitivo della riprogettazione dell'antiquarium e, del e del restauro delle insule, ma anche di impianti tecnologici adeguati, di parcheggi, aree ristoro, insomma, Eraclea Mino è un sito di importanza eccezionale e va trattato come tale. Concluso lo studio e il dialogo tra le parti interessate e eh, coinvolte nello studio, il, ehm, il bando potrà partire. Fumo Marco, sei un monello. Dai, sì. No, diciamo che ecco, ci sono delle cose, dei tasti dolenti. Diciamo. No, no, comunque. Ma aspetta, dipende a che cosa ti riferisci, no? Comunque, intanto vado avanti. Eh. Eh, il bando potrà partire, ok. Tra le altre cose, Cop Culture ha anche elaborato un progetto di public ehm, engagement per l'area archeologica e l'antiquarium di Eraclea Minoa, con un'attività gratuita che mira al coinvolgimento della comunità locale di Cattolica Eraclea e Montallegro, e soprattutto delle scuole: progetto che sarà avviato non appena sarà possibile frequentare di nuovo i, i siti culturali. Nota a conclusione, sulla base delle, delle somme che abbiamo visto per le varie mh, opere alle quali si sta già lavorando, la spesa totale è di 283.193 euro. Che ne pensate? Allora, personalmente posso dirvi che in realtà sono molto contento, principalmente per due motivi. Il primo è che il periodo storico risalente all'antica Grecia e all'antica Roma è uno dei i miei periodi, periodi storici preferiti. Eh, nonché uno di quelli che studiavo più volentieri a scuola. Che già di base comunque la storia mi piace, però, ecco, ci sono determinati periodi che mi appassionano ancora di più. E quindi, ecco, ogni giorno che si scoprono cose nuove in questo senso, ovviamente mi esalto. Eh, il secondo motivo, in realtà, già ve lo dissi: eh, per quel eh, che riguardava mh, le, le scoperte di, eh, di Pompei ovvero che eh, comunque essendo il sud italia eh, una terra che io adoro veramente tanto eh, ogni volta che si fa una scoperta o si riapre un sito o si valorizza un sito archeologico eh, che possa portare comunque l'attenzione di più persone possibili eh, appunto al sud italia ne fa particolarmente piacere anche perché ecco lo sappiamo che eh, il sud purtroppo il sud italia è una situazione complessa eh, insomma se la cultura riesce a portare qualcosa in più per aiutare questo, quel territorio fantastico che appunto è la Campania, la Basilicata, la Puglia, la Calabria, la Sicilia e quant'altro, comunque a me fa solo che piacere. Allora ho visto un commento, ecco il coinvolgimento delle comunità locali mi sembra molto intelligente in questa epoca diciamo che è frequente e mi sembra una cosa molto giusta, se c'è una cosa bella a casa loro vanno rispettate e coinvolte. Sì, sì, quello è chiaro. A me pare, sono pienamente d'accordo, perché poi è chiaro che anche con le migliori intenzioni, però è chiaro che se un so, viene uno di, di Torino a, a Roma che non conosce la città, comunque non, cosa significa un, un determinato aspetto per la città o per, per le zone circostanti, è chiaro che non potrà mai svolgere il lavoro al meglio come potrebbe farlo, coinvolgendo invece gli, gli enti locali e non solo. Quindi, allora, poi, allora, questo, allora, abbiamo detto, questo era la, il sito di Eraclea Minoa e se, non so, se avete qualche argomento del quale volete parlare oppure vogliamo passare direttamente al prossimo argomento che è una, scop che è stata una, che è una scoperta archeologica fatta pochi giorni fa, 3-4 giorni fa in Turchia. Vediamo un po', eh. Allora, allora, allora. Gente, oggi stiamo andando veramente veramente veloci eh? Eh, Con mezz'ora abbiamo già parlato di due argomenti dai, Va bene Allora Vediamo un po' eh. Allora, allora, allora Intanto vi dico Ecco, mi è arrivata una notifica Aia Nation League, sorteggio Final Four C'è cioè la Spagna per l'Italia Bene quindi andremo a giocarci i quarti di finale di Nations League con la Spagna e andiamo. Il 6 ottobre... What the fuck? Scusate. Ah no, credo sia il, due, il 6 ottobre del 2021, ok. Niente. Quindi 6 ottobre 2021, Final Four di Nations League, Andi tifiamo Italia, dai. Va bene. Speriamo di vincerla anche la Nations League. Eh? A questo punto... Va bene, dai, allora non vedo commenti... Ah no. Diciamo che ci vuole coinvolgimento delle comunità locali, ma anche personale specialistico, anche se, anche se esterno alla comunità ovviamente. Vabbè, quello è chiaro perché poi, insomma, se le professionalità non riesci a reperirle sul territorio, è chiaro che per il lavoro lo devi fare fatto bene e lo vai a prendere, eh, lo vai a prendere da fuori, insomma, per anche per salvaguardare il bene storico e culturale no va bene allora io a questo punto andrei avanti e quindi vi dicevo eh, restiamo in ambito archeologico perché c'è stato un, ritro un ritrovamento importante nell'antica città di Laodicea scusate in, Turchi in Turchia nella provincia di Deniz Denizili di fatti in quest'area eh, si sta lavorando ad uno scavo e per, eh, parallelamente ad un restauro. E proprio durante questi scavi è stata rinvenuta una testa di, in marmo di un sacerdote si ritiene che abbia almeno 2000 anni. Eh, L'odicea sul Lico era un'antica metropoli e un sito archeologico sconosciuto prima del 2003, <coughs> ovvero quando iniziarono i lavori di scavi, di scavo iniziati dal Museo di, De, di Denizli appunto. Circostanza che ha riportato alla luce l'antica città. Il merito di questa scoperta nel teatro occidentale da 15.000 posti è del professore dell'università di Pamukkale, eh, ovvero Selal Simsek. Se ho pronunciato male, eh, chiedo scusa: e, e appunto, eh, che ha dichiarato quanto segue. C'era un terrapiano di 8 metri vicino Vicino al muro di fortificazione che si estendeva a ovest dell'edificio del teatro e fu, costrui e fu costruita all'inizio del V secolo, Scavando abbiamo trovato una, una splendida statua di un sacerdote durante la rimozione del materiale di riempimento, che erano i resti eh, di edifici distrutti da terremoti precedenti. L'opera può essere datata primo o secondo secolo, Pre non specifica se avanti Cristo o dopo Cristo, eh, però. Allora. Lorenzo Tarufo mi insegna a fare la guida. Mm, non ho capito ma comunque. Ehm, no, voglio dire che sono due ruoli diversi. Ci vogliono entrambi. Ma non, ma non è che la residenza dà diritto di priorità. Ehm, mi sono perso. Ma non è la residenza. Eh, priorità ci vogliono le competenze ecco ah bella questa cosa della testa trovata in Turchia l'avevo letto ok va bene e... eh, scusate non è questo il posto giusto si sì, infatti Lorenzo anche no grazie insomma mm, dai non mi sembra il caso dai e quindi dicevamo, i eh, documenti eh, dell'epoca sembrano affermare che la città fu fondata in onore di Laodice, moglie del re eh, Seleucide, an, eh, del re Seleucide an, eh, Antiogo II Teos, nel III secolo a.C. Tuttavia gli scavi hanno, rilevato, hanno rivelato che la storia eh, di Laodicea risale al 5500 a.C., eh, la città ha avuto il suo periodo d'oro tra il primo e il terzo secolo d.C. durante la denominazione romana, e secondo i calcoli la popolazione della città ai tempi contava circa 80.000 abitanti. Allora, questo è quanto su mh, questa scoperta, e voi che ne pensate? Allora, per quel che mi riguarda, anche in questo caso sono sempre euforico eh, quando. Si fanno queste scoperte perché eh, ovviamente il busto romano di un sacerdote in Turchia è un altro piccolo tassello che riafferma la potenza di Roma nel suo periodo migliore. Quindi ecco, essendo comunque io abitante in provincia di Roma, mi esalto particolarmente quando ecco vedo Roma, comunque emergere pezzi di Roma nel suo periodo d'oro eh, un po' in tutto il mondo. In tutto il mondo no, però dai insomma, in Europa sì. Va bene, allora, questo è quanto. Eh, voi che ne pensate? Allora, accidenti ragazzi, sono neanche 40 minuti. E ci siamo già tolti praticamente tutto. Poi ci è rimasto da parlare di serie tv. Eh? Hai cominciato a seguirmi, Lorenzo? Eh, mm, grazie. Mi è arrivata la notifica. <ride> e va bene dai. Quindi su questa scoperta non. Non abbiamo altre. Cioè, non avete alcun pensiero particolare? Bellissimo. Anche la Turchia merita tanta attenzione. Ci sono siti stupendi, sì. È vero, è vero, ci sono molte cose interessanti. Cioè, molti mh, siti interessanti anche in Turchia, è vero, sì. Quindi ecco. Mh. Speriamo sempre comunque che si investa sempre di più in uh, scavi e <coughs> e cultura soprattutto. Va bene, dai. E a questo punto allora, se non ci sono altre altri diciamo altri pensieri su questo tema, a questo punto parliamo di serie TV, che dite? Ne ho un paio. Va bene, dai. Millenni di storie è una cosa pazzesca e meravigliosa. Assolutamente sì, devo dire assolutamente sì. Va bene, dai. Parliamo di serie tv, dai. Allora, nei tag della live ho promesso uno spoiler, ho messo il tag non spoiler. Eh? Quindi mantengo questa promessa. Però, intanto, vi racconto di queste due serie tv. Allora, eh, vabbè, questo in realtà come già ve lo dissi, per chi c'era, ve lo dissi già nella scorsa live, mh, questa nuova parte di rubrica, di, sì, di, rubrica eh, di diretta dove vi parlo di film, serie TV ma, e anime sostituisce la parte dove vi parlavo dei videogiochi, questo perché comunque avendo finito di parlare dei videogiochi ai quali ho giocato, eh, per non parlarvi di un videogioco del quale ho solo sentito parlare e che non ho provato in prima persona, Preferisco magari parlarvi di serie tv. E, insomma, spero possa sostituire al meglio eh, la parte dedicata ai videogiochi. Poi è chiaro: eh, se c'è qualcuno interessato ai videogiochi, comunque sappiate che se dovessi giocare a un altro videogioco che mi mh, dovesse prendere particolarmente, ovviamente ve ne parlerò molto, molto volentieri. Quindi, le, la prima serie tv della quale vi parlo è Lost. Allora, eh, in questo senso eh, devo ringraziare in realtà mio zio Massimo che me, me la consiglio la prima volta. E, e la, vabbè Ormai è passato tanto tempo. In questi giorni eh, sto facendo il rewatch di tutta la serie. Sono arrivato più o meno a metà della sesta stagione. Quindi ecco, eh, ho un, cioè abbastanza fresco. Quindi ve ne parlo. Allora, comincerei parlando. Um, leggendovi la trama della serie che recita come segue. Il 23 settembre 2004, l'aereo di linea 815 della compagnia Oceanic Airlines in volo da Sydney a Los Angeles. Eh, precipita su un'isola appartenente eh, apparentemente disabitata. I 48 sopravvissuti si accampano sulla spiaggia. E si organizzano per resistere fino all'arrivo dei soccorsi, che però tardano ad arrivare. Ma, ben presto, scoprono che il loro aereo è uscito dalla rotta prevista di circa mille miglia e che l'isola è teatro di una serie di eventi appa apparentemente inspiegabili. Nel tentativo di trovare un modo per fuggire, si rendono conto che altre persone prima di loro sono naufragate su quell'isola e probabilmente sono ancora lì. Contemporaneamente iniziano a nascere amicizie e tensioni tra i vari superstiti. le cui storie personali ce l'hanno molti segreti, con cui saranno costretti a confrontarsi, date le presenze misteriose intorno a loro, e, intorno a loro ovvero gli, i cosiddetti altri. E, che ne pensate? Allora, chi ha visto Lost? E, chi non ha, se qualcuno non avesse visto Lost, per caso sono riuscito ad incuriosirvi? Allora, molto bello, anche io lo sto rivedendo. <ride> okay, meno male. E personalmente, ecco, su questa serie posso dirvi: <coughs> appunto, vi, avevo, vi ho già detto che in questi giorni eh, sto facendo il rewatch di tutta la serie, sono arrivato a metà quasi a metà della, della sesta ed ultima stagione, e se non l'avete mai vista, in realtà vi consiglio vivamente di farlo, perché eh, in realtà è una. Mh, a prescindere se possa interessarvi come genere, però eh, io ritengo che vada vista assolutamente perché è una pietra miliare del, um, de, proprio del format serie tv. È stata un po' la pipista di tantissime serie televisive che oggi apprezziamo tantissimo, come Breaking Bad, Stranger Things, eh, Game of Thrones e tante altre. Quindi, ehm, ecco, questo è quanto sull'host. <coughs> Allora, nel mentre che aspetto eh, Le vostre I vostri eventuali commenti eh, Vi dico che ci è rimasta una sola teoria eh Già dico una sola serie tv Allora 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 Dai dai Vediamo un po' eh Davvero Cioè l'ho visto solo io l'osta davvero dai su Non ci credo Allora, allora, allora. Va bene, dai, allora non vedo commenti quindi andiamo avanti. E la seconda e ultima serie tv per oggi, della quale vi parlo, è Game of Thrones, ovvero il trono di spade. Se preferite, allora, eh, per quanto in realtà nutra dei dubbi importanti sul fatto che qualcuno tra voi non abbia. Ah, no, aspetta, no, c'era un commento, ok. Uh, lo trovo intellettualmente stimolante crea tante situazioni, incastri temporali una narrazione complessa che consente una partecipazione notevole dello spettatore molto piego. sì 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 e comunque ecco era una delle primissime serie in cui ecco, si è investito tantissimo cioè tantissimo, si è investito parecchio e che ha fatto, che ha spopolato poi ecco è diventata un po' la pietra miliare del, <coughs> di tantissime altre serie similari e poi ecco, tralasciando la sesta ultima stagione che è un po' me, un po' così, però comunque per tutto il resto comunque davvero è una serie veramente fantastica. Poi considerate ecco è del 2004 la serie, a eh, vederla sembra comunque un po' più recente, però in realtà 16 anni praticamente è lost. Ok. Quindi eh, tornando ecco, a Game of Thrones, dicevo, eh, per quanto in realtà io nutra dubbi sul fatto che eh, non l'abbia vista nessuno tra di voi, eh, ho comunque deciso di farvi un po' un piccolissimo riassunto, eh, o meglio una piccola presentazione della serie tv, eh, quindi ecco, vi leggo questo mini riassunto che vi ho fatto. Il tutto inizia con Lord Eddard Stark che riceve la visita del re, non, nonché il suo vecchio amico, Robert Baratheon, il quale incarica Lord Stark di ricoprire il ruolo di primo cavaliere del re. Eh, diciamo che anche qua eh, perda nel finale, d'altra parte è tipico di questa nostra epoca in un certo senso, non dico altro per non spoilerare. <ride> sì, sì. Beh, possiamo dire che comunque eh, c'è un po' una moda fare, eh, se, costruire serie tv per più stagioni e che, che prendano la gente per più stagioni per poi mandare in vacca tutto nell'ultima. Ecco. Diciamo che esista questa moda per non fare spoiler. <ride> e Quindi ecco... Ehm, eh, il, quindi vabbè, ricomincio la lettura. eh. Il tutto inizia con Lord Eddard Stark che riceve la visita del Re, nonché suo vecchio amico Robert Baratheon, il quale incarica Lord Stark di ricoprire il ruolo di primo cavaliere del Re. Nel mentre Jon Snow, figlio illegittimo di Lord Eddard, si arruola nei Guardiani della Notte e si dirige alla Barriera, un immenso muro di ghiaccio che separa i territori degli uomini dalle ostili terre dell'Eterno Inverno, dalle quali sta arrivando una, una terribile minaccia. Nel mentre Daenerys Targaryen e il suo fratello spostato Viserys, ultimi discendenti della nobile famiglia Targaryen, regnante prima di Robert, cercano un modo per tornare a Westeros e riconquistare il trono di spade. Da qui si sviluppa la storia che culminerà con l'ottava stagione la guerra con una minaccia che non si presentava da circa 8000 anni. Nel mezzo le nozze rosse, la, le nozze viola, la guerra dei cinque re, la guerra dei bastardi, tradimenti... Eh, tradimenti la, la casa del bianco e del nero e una serie di altre situazioni e vicissitudini che porteranno a scene memorabili e ehm, scene memorabili e risvolti inaspettati eh, che ne pensate? per chi non ha visto la serie sono riuscito ad incuriosirvi allora personalmente devo eh, ringraziare anche in questo caso eh, mio zio Massimo per avermi fatto conoscere questa serie che, ha, che in realtà dovevo ammettere che avevo amato alla follia A prescindere dal finale da denuncia penale <coughs> no, non ho detto niente, non ho HBO, non ho D&D, no, no, tranquilli Bene o Febbaisa, non faccia vostra Ma no, comunque, eh, in ogni caso eh, con me ho una cosa molto molto bella Che non so se vedete anche voi, eh, che è qui E sono i libri di Zio Giorgio Ne Martin eh, quindi ecco ehm, come vabbè, io comunque adesso tra un po' mi rinchiuderò qui nei libri eh, sperando che Martin butti fuori il prima possibile il sesto volume <coughs> Dear George Martin this is a message for you finish this book please finish A Wins of Winter allora L'ho visto dieci volte e basta. Beh, sì, comprensibilmente perché, eh, ovviamente, eh, ogni volta che usciva una stagione nuova si faceva il rewatch, giusto? <ride> no, comunque, ecco, in questo senso, in realtà volevo aprire eh, un punto di domanda, ma voi avete dei contatti o comunque delle amicizie e delle conoscenze che eh, sotto lockdown a marzo hanno, si sono rivisti il trono di Spade? Cioè io non ho sentito una persona che una fare il rewatch del trono di spade nonostante i 12.000 anni di lockdown da marzo a maggio, no? Cioè, io, io personalmente ci ho provato, ma ho retto due puntate. Perché in realtà ecco il finale mi ha fatto particolarmente male, devo dire. Comunque, eh, va bene, dai. Io anche oggi. Scusate un attimo, ok, mi stava cadendo tutto. Allora, io, vabbè, anche oggi ho finito ehm, i temi dei quali parlare. No, ovviamente, ovviamente un finale così eh, deludente ti fa passare la voglia. Sì, 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 no, davvero. Anche perché, ecco, ripeto, anch'io non ho sentito nessuno. Eh. Ecco appunto, io uguale. <ride> sì, sì. Va bene, dai. Allora, io quindi ecco, con questa seconda serie televisiva ho concluso eh, in realtà gli argomenti eh, che avevo in programma e volevo in realtà eh, chiedervi se intanto se avete qualche argomento del quale parlare un po' a ruota libera e vorrei comunque ecco anche aprire lo spazio finale della diretta per parlare de della prossima live perché ecco generalmente chiedo, lascio sempre questo spazio per chi fosse nuovo lascio sempre uno spazio verso la fine comunque quando finisco gli argomenti che avevo in scaletta lascio sempre questo spazio ehm, a chi mi segue per decidere insieme di cosa parlare nelle live successive quindi ehm, avete qualcosa in particolare del quale volete parlare? Se continui a darci aggiornamenti di scoperte archeologiche mi fa piacere Ok, va bene, allora mi segno eh, aggiornamenti archeologici aggiornamenti archeologici Ok, questo ce l'abbiamo Poi ecco, allora, vabbè, vi ho detto eh, La prossima live abbiamo la lezione Scusate, di incantesimi E me lo segno di incantesimi e siamo a due argomenti sicuri poi parliamo eh, sicuramente di serie tv eh, quindi serie tv sicuramente anche la prossima volta e anime quindi cartoni giapponesi e ecco, anche in questo senso potreste darmi dei suggerimenti. Eh? Non lo so, avete qualche serie tv film o anime che vi ha colpito particolarmente del quale volete parlare in live, dico per dire. Eh? Intanto mi segno queste cose, due cose che avevo già pensato. Quindi, ehm, non so, ditemi voi. Cioè, possiamo parlare anche di libri, di. Eh, che ne so, di. Eh, di, no, di videogiochi avevamo detto no? Perché comunque parlo di, solo di videogiochi che ho giocato. Eh, che, non so. tecnologia? In generale? Computer, telefoni, console. computer, telefoni. Eh, potremmo parlare di. non saprei. Anche dei cartoni animati, eh, per quel che riguarda serie tv, anime. Cioè, insomma, possiamo parlare anche di cartoni animati se vi va. eh e, Poi, di che altro potremo parlare? Io mi rivedrò anche Fringe, troppo bello. Stesso genere di Lost, cioè molto incasinato. Sì, eh, anche Fringe, lo sai che volevo parlarne nella prossima live di Fringe. A <ride> dire la verità, volevo parlarne la prossima volta. Perché in realtà anche, anche, a me, anche io l'ho vista e devo dire molto molto bella, ovviamente lo sapete, io ho notato una piccola cosa: ho visto due serie eh, prodotte da J.J. Abrams eh, per gli amici J.J. Jet. <ride> non scherzo, eh, ovvero proprio Lost e Fringe: cioè, sono tutte serie bellissime, ma incasinate, ma incasinate da morire. Sì, ma non spoilerare perché non mi ricordo tante cose. Assolutamente no, 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 farò solo un um, una trama molto molto generica senza andare nel dettaglio. Assolutamente no, no, non mi permetterei mai di fare spoiler, insomma. Io vi dico solo che um, eh, mi sono spoilerato una cosa grossa da solo su Game of Thrones. Quindi e ci sono rimasto parecchio male. E poi ho dovuto aspettare due cos'era un anno e mezzo per capire per sapere come andava a finire. Quindi, su questo con me potete stare tranquilli veramente al 200%, insomma. È per questo che sono qui a fare le live invece di stare in giro, no? Perché voglio evitare gli spoileratori seriali, no? Poi ecco, a meno che tra di voi che mi segue non è uno spoileratore seriale, allora a quel punto sappiate che la pena è l'essere bannati. Che spoiler sarà pesantemente bannato. <coughs> da Twitch proprio, non solo dalle mie dirette. eh. <ride> no scherzo. Fino a un certo punto. Comunque dai. Eh... Va bene, allora comunque. Eh, se così su due piedi, ecco, non vi viene niente da... Da dire o comunque da chiedere sul cosa parlare, eh, nell'info, se aprite eh, il mio canale Twitch su computer eh, avete mm, il collegamento sia al mio profilo Facebook che al mio profilo Instagram. E se vi viene in mente qualcosa potete scrivermi lì. Quindi ecco. E poi ecco, oppure, eh, oppure ehm, sul canale YouTube che trovate sempre nell'info box qui di Twitch, ehm, nell'info box di YouTube c'è la mia email, scri potete scrivermi anche lì se avete qualche argomento in particolare o anche una storia, insomma. Mi mandate un'email o un messaggio, insomma, e mi spiegate di che cosa volete parlare e se ne parliamo. Poi eh, un'ultima nota in realtà eh, più organizzativa per me, siamo al 3 dicembre e tra poco più di 20 giorni è Natale, io stavo pensando a fare, di fare una live eh, speciale proprio per Natale e vorrei mh, con, confrontarmi con voi sulla data, vorrei sapere da voi eh, se avete più o meno orientativamente una data che preferite. Comunque è chiaro che il range delle date è comunque dal 23 al 27 dicembre, insomma. In quei giorni, comunque, scegliamo, troviamo un punto d'incontro sulla data e ci mettiamo d'accordo, ecco, per, eh, proprio sulla data per fare la live speciale di Natale. In questo senso, in realtà eh, già ci sto lavorando e ho una creepypasta da leggervi proprio per questo speciale. È una festa tradizionale tipica dell'Alta Italia. e una cosa che in realtà mi piacerebbe fare. Eh, per sia comunque per fare una. per rendere appunto la live speciale. E per eh, <coughs> appunto per, per coinvolgere maggiormente anche voi vorrei raccogliere eh, se volete dei vostri racconti legati al Natale. Ricordi di quando eravate bambini O comunque storie anche completamente inventate Legate al Natale eh, Che potete mandarmi via mail e, e che leggeremo in live Appunto durante lo speciale Oppure ecco Se non volete fare 3000 passaggi eh, Per trovare il mio indirizzo email Potete mandarmi un messaggio Su Instagram o su Facebook E dirmi sono Tizio Caio Vorrei mandarti un email, Che mi dai la mail che ti giro il racconto o, o quello che volete insomma allora, boh, tanto siamo tutti a casa sempre. Magari lasciamo spazio per il pranzo per Natale, almeno quello, per il resto quando ti pare. Beh, certo, è chiaro che il pranzo di Natale lo facciamo, insomma, non è che anche io, insomma, eh, visto che non è che sia proprio uno, <ride> uno snello. Si, penso, si capisca che mi piace mangiare, quindi anch'io starò tanto tempo a tavola durante il pranzo di Natale. Però ecco, insomma, io ero orientato verso il 24. Dicembre, o il 23, o, il, o il, mh, la mattina pomeriggio del 23, oppure eh, il pomeriggio del 24. O la mattina del 24. Pensavo. Poi, insomma, ecco. Ditemi voi. Cerchiamo di trovare un punto d'accordo, dai. Va bene, dai. E mentre che aspetto, vediamo un po', eh, aspetto sempre qualche momento. Eh, non vedo commenti quindi non so va bene dai allora va bene ok eh, vi ricordo va bene i collegamenti allora a questo punto a tutti i miei social e vi invito a seguirmi comunque perché spesso eh, per gli aggiornamenti eh, ovviamente comunico tramite instagram e facebook Beh, forse il 23, però vedi tu dai, eh, io devo andare. Alla prossima, grazie. Ok, prego. Va bene. Eh, allora, vabbè, le comunicazioni le, le, le farò lì su Instagram e Facebook. È capace anche che faccio un sondaggio su Instagram per eh, più o meno averci un'idea di quando fare la prossima, la, la live di Natale. E ci vediamo questo sabato. Scusate, ci vediamo questo sabato alle 17. 17-17:30. Eh, vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo sabato. Ciao ciao!